Buongiorno a tutti motociclisti e motocicliste. Questa volta parliamo di lubrificante catena. In realtà l'argomento viene da una domanda che mi è stata posta: qual è il miglior lubrificante catena? È molto difficile dare una risposta. In commercio oggi ci sono tantissimi prodotti spray più o meno validi. La sostanza è semplicemente verificare quanto tempo dura il nostro lubrificante, cioè in funzione ovviamente dell'utilizzo che ne facciamo, perché usato per esempio un utilizzo stradale normale cittadino 400-500 km, poi magari andiamo un pochettino più sullo sporco, magari troviamo più giornate di pioggia, la catena tende a pulirsi e poi seccarsi oppure sporcarsi troppo. La sostanza è lubrifichiamo la catena a catena pulita, verifichiamo periodicamente, quindi sulla base del nostro utilizzo normale vediamo quanti chilometri facciamo, ci settiamo più o meno su un certo chilometraggio, teniamola controllata. Però se si sporca tanto vale la pena, ci sono anche i prodotti per lavarla la catena quando effettivamente è tanto sporca, ha tirato su tanto dall'asfalto, anche perché il grasso tende a far incollare anche delle impurità sulla catena. Quindi ci preoccupiamo di pulirla, asciugarla e poi ingrassarla di nuovo, e a quel punto scegliamo il tipo di lubrificante che ci sembra più valido. Ci sono addirittura, quando non abbiamo nient'altro, può andar bene anche l'olio motore esausto, va bene anche quello. Poi voglio dire, non è il massimo, ma si può utilizzare tranquillamente. L'unica controindicazione è che, essendo così fluido, tende a staccarsi, a perdersi, si perde col tempo, quindi bisogna un pochettino valutare queste cose. Teniamola comunque sott'occhio la catena e cerchiamo di lubrificarla bene, magari mettendola su un cavalletto centrale oppure su un cavalletto, quando le moto non hanno cavalletto centrale, mettendola su un cavalletto supplementare, in modo tale da far girare bene la ruota e lubrificare bene la catena. Tutto qua. Buona moto a tutti.